Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi letto da Libri in pillole Capitolo 1 come andò che mastro Ciliegia, falegname, trovò un pezzo di legno che piangeva e rideva come un bambino. C'era una volta un re diranno subito i miei piccoli lettori. No, ragazzi, avete sbagliato. C'era una volta un pezzo di legno. Non era un legno di lusso, ma un semplice pezzo da catasta di quelli che d'inverno si mettono nelle stufe e nei caminetti per accendere il fuoco e riscaldare le stanze. Non so come andasse, ma il fatto gli è che un bel giorno questo pezzo di legno capitò nella bottega di un vecchio falegname, il quale aveva nome mastrantonio. Se non che tutti lo chiamavano maestro ciliegia, per via della punta del suo naso, che era sempre lustra e paonazza come una ciliegia matura. Appena Maestro Ciliegia ebbe visto quel pezzo di legno, si rallegrò tutto, e dandosi una fregatina di mani per la contentezza, borbottò a mezza voce. Questo legno è capitato a tempo, voglio servirmene per fare una gamba di tavolino. Detto fatto, prese subito l'ascia arrotata per cominciare a levargli la scorza e a digrossarlo, ma quando fu lì per lasciare andare la prima asciata, rimase col braccio sospeso in aria perché sentì una vocina sottile sottile che disse raccomandandosi non mi picchiar tanto forte figuratevi come rimase quel buon vecchio di maestro ciliegia girò gli occhi smarriti intorno alla stanza per vedere di dove mai poteva essere uscita quella vocina e non vide nessuno guardò sotto il banco e nessuno Guardò dentro un armadio che stava sempre chiuso e nessuno. Guardò nel corbello dei trucioli e della segatura e nessuno. Aprì l'uscio di bottega per dare un'occhiata anche sulla strada e nessuno. O dunque? Ah! <ride> Ho capito! disse allora ridendo e grattandosi la parrucca. E si vede, quella vocina me la son figurata io. «E mettiamoci a lavorare, va!» E ripresa l'ascia in mano, tirò giù un solennissimo colpo sul pezzo di legno. «Oi, tu mi fatto male!» gridò rammaricandosi la solita vocina. Questa volta Maestro Ciliegia restò di stucco, con gli occhi fuori del capo per la paura, con la bocca spalancata e con la lingua giù ciondoloni fino al mento, come un mascherone da fontana. Appena riebbe l'uso della parola, cominciò a dire tremando e balbettando dallo spavento. «Ma, ma, Tatti, dove sarà uscita questa fuscina che ha detto eppure qui non, non c'è anima viva. C che, che sia per caso questo pezzo di legno che, che abbia imparato a piangere e a lamentarsi come un bimbo? Io, io non lo posso credere.» Oh, e questo legno, eccolo qui! È un pezzo di legno da caminetto, come tutti gli altri! E, e, e a buttarlo su in fuoco c'è cioè, da far bollire la pentola di fascioli! Oh, dunque! Che ci sia nascosto dentro anche Ah, se c'è nascosto anche tanto peggio per lui ora! ora lo io! E così dicendo. Aguantò con tutte e due le mani quel povero pezzo di legno e si pose a sbatacchiarlo senza carità contro le pareti della stanza. Poi si messe in ascolto per sentire se c'era qualche vocina che si lamentasse. Aspettò due minuti e nulla. Cinque minuti e nulla. Dieci minuti e nulla. Ho capito! disse allora, sforzandosi di ridere e arruffandosi la parrucca. E, si vede quella vocina ha detto, Oi, me la son figurata io. E rimettiamoci a lavorare giù. E perché gli era entrata addosso una gran paura, si provò a canterellare per farsi un po' di coraggio. Intanto, posata da una parte l'ascia, prese in mano la pialla per piallare e tirare a pulimento il pezzo di legno. Ma nel mentre che lo piallava in su e in giù, sentì la solita vocina che gli disse ridendo: uh, smetti, tu mi fai pizzivarino sul corpo! Questa volta il povero mastro ciliegia cadde giù come fulminato. Quando riaprì gli occhi, si trovò seduto per terra. Il suo viso pareva trasfigurito, e perfino la punta del naso, di paunazza com'era quasi sempre, gli era diventata turchina dalla gran paura.